tutti quanti: qua Raul e benvenuti in questo video. Ho visto un po' fa questo diciamo film, ma non è un film, è neanche passatempo. Non so anche come definirlo. Comunque, in generale, diciamo che è più o meno passabile. Ok, gli effetti speciali sono nee, vanno all'ok, okay, dall'ok al semibuono ho scritto qualche cosa ma poi ho detto adesso per faccio un vlog faccio prima nel senso devo per forza dirvi quello che penso mostrato la schermata che ho davanti che ho cominciato a un pezzo ma poi ho interrotto non so cosa che altro aggiunge che è talmente assurdo già ora tutti e qua, i nomi parte eccetera eccetera ecc, ecc, l'ho dovuto cercare online su Google, perché non ricordavo, non, scusate, non ricordavo nessuno nome nomi, a parte padre Amort, a parte padre Amort, che è il, eh, il protagonista, gli altri personaggi non ricordano nessuno nome nomi, è qualcosa di assurdo. Comunque, l'inizio del film, perché ho messo in pausa questo video per live, Avrà letto che cosa è il testo e quanto l'inizio è, è, è assurdo il film. L'ho visto in inglese, e ora l'ho visto un po', un po' prima di fare questa live barra video. È che in, in italiano il doppiaggio, cioè, in italiano si nota quando, quando il doppiaggio passa dall'italiano da, 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 da coso originale a quello italiano. Nel senso in inglese eh, i personaggi e gli attori passano a parlare da inglese a italiano e ogni tanto lo spagnolo. Ora, in originale perciò in, in inglese, perciò passa in dall'inglese dall a italiano, il la differenza che ho visto in un altro video è che, che si nota quando, qual, quando qualcuno parla e italiano poi passa in inglese e poi però senti il, il doppiaggio che è diverso in quanto ci sono attori italiani qua dentro il film come ho visto dal, dal cast alc 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 alcuni attori sono italiani comunque lo parlano abbastanza bene eh, Rasso del Crowe qua come italiano come voce italiana quanto pronuncia è ok buona non eh, è previsto almeno secondo me mi... Niente di che, non, non, non c'è quello stereotipo dell'accento, eh, non c'è quello dell'accento eh, italiano, eh, in stile americano. Meno male, meglio forse un pochino di gente, ma non è. Si sente che non puoi fare poco quel tipo di accento, quello che è, cioè, eccetera. però c'è cioè, l'accento, c'è, so, ma non c'è. chiaramente la pronuncia da qualcuno in base, diversa. Fatto sta, non è quella pronuncia, il voler cercare di fare accento italiano, anche se a qualche momento si sente un po' hanno cercato un po' di fare quella sorta di roba lì, ma non è non è fastidioso come in altri film, roba stereotipata, roba stereotipata però. comunque il film dura troppo, dura un'ora e venti qualcosa, più o meno un'ora e venti qualche cosa, quasi un'ora e mezza circa, in breve. Il film lo consiglio, totalmente no. Se volete farvi una risata, vi direi: fate quello che volete. Il film non è brutto, cioè è brutto, ma non è brutto. Se far... cioè, è brutto quello che vuole essere, perché il film, film cerca di essere serio, ma non è serio. Ok, vabbè, c'è Padre Amor, che chiaramente lui fa battute, cioè, eccetera, eccetera. Ma lo fa per strammatizzare, per alleviare il momento eccetera cioè, eccetera Però il film cerca di essere serio Farò spoiler, che è una cosa, che è una cosa stupida non Dire che spoiler in questo film qua è, è, è inutile eh, C'è la classica, c'è il prete in questo caso, Padre Amort Che dopo una serie di eventi viene mandato dal Papa in spagna perché c'è questa classe famiglia in cui in chiunque può essere preso ma il demone prende sempre il bambino comunque ti spiegano che buona parte delle volte non, non è possessione ma la vittima la persona crede di essere posseduta perché ha problemi mentali perciò crede di essere eh, posseduta eccetera, eccetera perciò varie cose, perciò con l'esorcismo eh, il prete il padre Amort fa chiamare un medico in <ride> beh, se è certo che sia soltanto un, un, un fatto mentale c è, c è, c è. infatti la sera, in breve eh, dopo vari eventi, questa madre porta il bambino da un, eh, eh, in ospedale gli danno le farmaci e lo mandano a casa punto nonostante la madre dica che il bambino non parlerà da circa un anno perché il padre è morto cioè, eccetera fatto sta gli hanno delle pillole da prendere e, e mandare a casa come fatto sta vari eventi accadono in, in breve voglio un riassunto del film c'è cioè il trailer il trailer mostra tutto il film il riassunto in due minuti ovviamente per chi non ha visto il film il 13, ok, sembra hanno mostrato un po' di cose qua e là, però. hanno visto il film. L'unica cosa che non mostrano del trailer è la fine: la fine del film è qualcosa di assurdo. Ora, lo, da quello che ho capito, l'idea dietro è: in caso il film funziona, facciamo altri film, una sorta di serie trilogia, quello che è, su Padre Amorte che in stile dei console... Però, il film ha funzionato, facciamo il 2 eccetera, eccetera funziona meglio, andiamo avanti eh, in breve il film è il film con detto dovrebbe essere serio ma fa ridere letteralmente il prologo, i primi minuti di film è Tolto Loghi è padre Gabriele Amort che fa questo esorcismo questo ragazzo e che più che essere inquietante come ho detto, il prete il padre cerca di strammatizzare il tutto, sendo battuta, cioè, dunque cerca di alleviare la situazione ai, ai parenti della vittima, cerca di fargli un po' più tranquillizzare, rilassare. Cioè, comunque sta un po' mio tesi. E ci sta. Eh, il problema è che... <ride> assurda è che nei primi film c'è cioè, stato ma che in breve... Tira fuori un maiale Fa credere alla vittima Dice la vittima Ok, se sei realmente il diavolo Un demone, eccetera, eccetera Cerca di possedere questo maiale In qualche modo L'anima di questo demone Passa questo maiale E il maiale viene fatto fuori Con un fusile E cioè, lì vabbè Non puoi aprirmi Il film o una cosa del genere c'è il trailer, è una stupidaggine che ti fa ridere, che dice che okay, sarà una cosa assurda, però almeno è quasi un, un, un avvertimento delle, di dire ok, questo è il film, per quello che è, aspettate il pezzo. Se un film parte in un modo, molto probabilmente il resto del film sarà simile o peggio in quanto a situazioni assurde e strane ora eh, non so perché c'è sta fissa dei film horror eh, con esorcismi con il fatto che ehm, ora i primi, i primi 30 minuti sono più o meno ok validi gli altri il resto del film che dura circa un'ora e mezza i primi, minuti, i, primi, i primi 30 minuti sono più o meno ok sembra un po' Di un, un po' allungati per spiegarti chi è, chi è il prete che padre amorte la il suo la sua eh, il suo background in quanto a eventi passati eccetera cioè, eccetera la sua situazione con il vaticano con eh, i vescovi e, e preti eccetera comunque in breve siamo delle parti in cui vabbè siamo, 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 siamo tutti siamo tutti umani però Sentire un prete, o anche una suora eccetera, cioè, cioè, che in questo caso il padre Amort, che usa certi termini. Ora, non so come sia in italiano, ma in inglese lui arriva a, a dire M, Mer, Merd, però in inglese. Però lo fa in un contesto che non è non nel senso parolazzo, ma nel senso del tipo quel classico Oh my God però in inglese che ha uh, che per noi può essere un'esclamazione qua di qualsiasi altro genere perciò dice no sì no me però eh, lo dice in modo che chiaramente in contesto inglese ha senso perché a volte dicono certe parole, certi termini sono usati, sono degli slang, facciamo gli slang. Certi modi di dire che per un'America ha senso In quanto capissi cosa intendo dire che non, ha, non è proprio una parolaccia Lo è ma non proprio Però ecco è strano da sentire da un presa Comunque Detto questo comunque L'ho cosa so che più che altro mi ha preso di più Più di questa parte qua fino a questa parte Che non è che dice che dice questa frase per strammatizzare Altro dice, in, non è che se al, al, alla famiglia eccetera, eccetera lo dice parlando con un, con un altro vescovo e inoltre dice fatto sta c'è questa parte qua in cui la figlia dopo che viene spaventata dal bambino barra demone del fratello lei corre dalla madre e eccetera eccetera la madre chiede a Padre Amort che succede cioè, cosa possono fare? Cioè, eccetera. E' lui che dice il caffè. Perché i demoni non dormono la notte. Mi dai dietro. Eh. Come ho detto. Lui cerca di stramatizzare per, per alleviare la tensione, eccetera, eccetera. Ma risulta in qualcosa che non dovrebbe essere. C'è questa ragazza che teoreggiava spaventata quant'altro che viene sbattuta per per la camera e per questo stanzino e eh, eh, i postigli cioè, eccetera e ti risponde questo tono oh, ma, ma, ma non è che tipo risponde in modo giocoso ma comunque sempre eh, un po eh, non spaventato però eh, cerca un modo ragionato un po ragionato confuso comunque un po' non però spaventato però lo fai in modo, in modo molto rilassato che posso fare il caffè un momento tranquillo c'è cioè quella che spaventava la bambina c'è cioè, cioè la spaventata la madre e di fuori il caffè e poi l'altra cosa che, che è più, ancora più assurda e divertente è il classico momento in cui i demoni cioè, eccetera eh, i demoni scavano nel, nel cercare di nel cercare di, ehm, di fare giochi mentali con, con i, i preti con, eh, con padre eh, padre Gabriele e padre Esquibel Esquibel comunque padre comunque il giovane prete fatto sto con padre Amort già sulla sua eh, sul suo senso di colpa e quant'altro eccetera cioè, eccetera e poi con lui non funziona del tutto perciò c'è cioè, cioè, bene e vede che con padre Amort il suo soggetto mentale funziona poco Dopodiché prende e passa a padre Esquivel dunque l'altro padre giovane l'altro prete giovane e che e, 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 e dice In breve gli fa una frase interessante che, voglio, che non voglio fare nulla perché è da spoilere, per chi vuole, spoiler perché diciamo, spoilerò Cosa interessante è che in breve eh, gli dice che cosa che riguarda il fatto che lui e se non prete non dovrebbe fare certi tipi di attività mh, con persone del stesso, stesso posto con un... un, un una, una sorta di storiella con, con questa ragazza maggiorenne in, in breve il prete giovane cioè, se la prende tanto... però cioè, e... Se, non, per un po' resiste e poi dopo un po' prende... non se la fa più e... Cerca di strangolare il demone, ma in realtà strangola il bambino. Dunque, eh, padre eh, eh, Amort riesce a calmarlo, in parte, si fa raccontare cosa è successo da Eschibel. Stop! Per il resto il film è... Io avrei chiuso fare il film con il... Io, appunto, il film mi messo a casa la qualità era cioè dava 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 qualità cam perciò so, perciò per, per so, per so telecamera però la qualità era simile a quella di, a quella di un dvd per so, eh, sd in quanto qualità sd non, non hd in quanto sfidava abbastanza bene era quasi come un dvd normale soltanto perché ma, chiaramente l'audio era un po' spasato, in quanto a volte era troppo alto o troppo per basso però a parte per l'audio in quanto a immagine a schermo era più o meno pulito eh, il fatto è questo se il tutto almeno è ok funziona tanto cioè funziona comunque è accettabile la tutto netto i primi 30 minuti massimo siamo anche 40, 40, 45 minuti massimo 50 minuti Facciamo, facciamo i primi 30 minuti barra mezz'ora di... Prima, prima metà del film. È più o meno accettabile, nonostante varie cose varie. È accettabile. Il resto del film è qualcosa di assurdo. Come ho detto, casse quanto il demone appunto si arrabbia e quello che c'è, cioè, eccetera, sbatte, in inizia a fare i suoi giochetti con eh, mentali, i giochetti con... Eh, eh, roba non posso se non so neanche non so come definirla. Eh, roba paranormale che afferra persone, sbatte eh, la ragazza, la figlia, un po' ovunque, eh, cioè, eccetera. Comunque fatta sta eh, c'è sta, sta parte, qua che ne, 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 c è questa parte che, che pure nel trailer: che il demon si diverte a, a cioè, alla madre che è sollevata da terra e la figlia il collo quasi che sta per essere spezzato girato ehm, ma abbastanza intenso e nel trailer non c'è però la scena di, in breve in quella parte lì, eh, non, non sarebbe se orribile se non fosse che classe rosa in breve a, in qualche modo non sa che anche il ronzo ring eh, due casuali in alle sue stupidaggini però Lì almeno, meno male le passi, più o meno, è una stupidaggine, però, te lo ricordi, è, è, è un buon film. Se in The Conjuring eh, Lorraine trova il nome del, del demone, in, in un certo modo, che sia sì, un po' quello che è, cioè, eccetera, qua che accade, eh, Padre Amort, insieme a Padre Esquibel, Trovano questa sorta di cripta, barra, prigione, barra quello che è. Questo sotterraneo della casa, che in breve, per un di storia, questa famiglia ha avuto in eredità questa... questa chiesa, abbazia, comunque questo, questo. luogo di chiesa, culto, e perciò cercano di di fare. Rinnovazioni per poi vendere la casa, varrà luogo eccetera. eccetera. Perciò, grazie a Osa, famiglia la famiglia che si trasferisce in un posto nuovo e a tutto, appunto. Eh, comunque, la parte assurda del film: per, chiun per, per chiunque vede il film, sappiate che se tutto lo che vedete prima di giungere alla cripta, quello che è. Vi è sembrato strano, assurdo preparare il pezzo. La fine è qualcosa di fuori di testa, non nel senso buono. Ma nel senso, tipo, per quale motivo è necessario? Sembra aver simbolo una versione. Sembra la fine di The Nonne: perciò, lo spin-off barra prequel di The Denon eh, No, di The Conjuring 2 eh, e 3 con, eh, con eh, The Non cioè se è la fine di The Non però, res però resa in un modo che non che The Non funzioni proprio in qualche modo meno male è ok mo... però qua letteralmente fuori testa con roba che sembra sia fuori da Doom barra Doom Eternal con, eh, con queste lastre di pietra con roba che sigilli demoniaci che, che si illuminano incisioni sembrava doom eterna nel senso immaginatevi una stanza normale soltanto che appena che è normalissima appena si appena si viene fuori appena c'è il diavolo nella stanza soltanto viene illuminata con questi simboli che, che neanche si vedevano prima erano appena visibili cioè, cioè sono incisi improvvisamente la stanza è mette rotta rossa pensate ho detto doom eternal o oh, con pensate ai sicili per 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 ah, per mi per 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 sopra che cosa ne però ho visto proprio meno in circa questo aspetta, aspetta me lo mostro pensavo a qualcosa simile a questo qua non per così, però sì però senza per dirvi pensate a sto che cosa sono, sono in live perciò pensate di vedere questi simboli di genere simboli demoniace quant'altro però su um, su delle colonne eh, una, una sede, eccetera, eccetera, pensate tipo delle rune vichinghe che, che all'improvviso si illuminano di rosso. La scena visibilmente non, non è bella vedere quanto ha effetto visivo. È normale, è, è carino, cioè, è, è interessante è, è bello a vedere però in quanto quando sente per, per quanto sia ok la prima quanto una scena in particolare però forse soltanto che questo qua prende il sole e basta arriva questa questa apparizione quello che potrei chiamarla in cui lo scontro di questi questo, questi demoni demoni non so che cosa sia che a un punto è stato quasi sdoppio non so, non so in che modo c'è cioè l'apparizione reale e poi c'è il demone ma che cacchio parte non so insomma so, so spiegarlo all'improvviso si passa ad avere un solo demone e averne uno che si è sdoppiato in due in modo sexy e tremendamente c'è questa ragazza questa attrice nuda coperta di sangue però sempre nuda che è lì con eh, il pre-giovane cioè, eccetera eccetera il film fa di continuo teasing teaser verso un certo oggetto in questa cripta, che penso che chiaramente qualcuno verrà fatto fuori questo film. E la mia risposta è purtroppo no. E in qualche la parte del finale del film, perché poi la parte più assurda è la fine vera e propria, in quanto eh, come ho detto prima. L idea dietro è se il film funziona facciamo altri film letteralmente a un punto io, io ero confuso meglio, con, non, non confuso ma ero confuso sul fatto che se mostro se mostra quello che voglio mostrare non ho parole infatti quel, alla fine è, è quello ho pensato spero che non accadesse ti mostro questa sorta di di luogo segreto, nascosto, ro ro roba in stile in Black o, o... non dire neanche culto, comunque roba da crusata segreta in quanto il Vaticano normale sta sopra a Roma, ma normale e poi c'è la parte i segreti della chiesa nascosti su chissà dove con, con vari preti e altre persone che hanno vari fascicoli e quant'altro legati a vari eventi, luoghi maledetti, gente posseduta, eccetera, eccetera. Infatti, fin 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 finisce con eh, padre Amort e padre Eschivel che vengono incaricati di andare altrove. Non so bene dove però il fatto è che vengono mandati altrove. Eh, voglio vedere un sequel. Mi, a me non importa nulla però ecco se, se fanno un sequel lo vedrò forse per, per passare il tempo perché penso, i film per quello che è per quello il film si è preso come film horror è serio è stupido e fa schifo cioè schifo no. visivo dal da visivo più o meno è ok le riprese su, su Roma e altri luoghi questa, questo castello pazzia. Quant'altro non è male di quanto riprese più o meno? Ok, è buono. Quanto a mostrarti i luoghi in modo basilare, con, con riprese dall'alto su Roma di notte e quant'altro funziona. Però ecco, boh, ci qua, Qui il film. Se vuoi guardarlo, fatto però non ho parole. Uh, ho detto per, per, per passare il tempo a farsi una crisata, sì, se vedi un film di esorcismo serio, la mia risposta è non è per voi, non, fa, non, non, non è questo film, e onestamente questo è il primo film horror che guardo dopo un bel po' di tempo che non guardo film horror perché è talmente film horror che ci sono o non so, non so, non so cosa è, non so cosa è essere, o quello che quello che sto mostrando non mi interessa del tutto o oh, magari non sono in interesse giusto molto giusto per i miei, film perciò vi lo fa vedosa insomma come ritorno a parlare di film varese tv o comunque roba legata al cinema tornare a questo prodotto qua è una cosa molto strana detto questo chiudo qua e buona giornata Ciao, il film è quello che è. Guardava pure, però sapere che il film è quello che è. Ciao.